Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Quindi bentornati in casa Snow Dunque c'è la nostra Ella che sta insegnando le forme al piccolo Jack Che ora volevo mostrarvi si fa caldo patato Ora cambierò L'abito um, allora fermi tutti, blocchiamoci un attimo perché Chuck, patato? Uh, cambia abito e mettiamone uno per l'ondata di caldo che arriva. Chi è? Ho bisogno di uscire un po' di casa. Ti unisci a me? No, no, no. Grazie, fermi tutti perché questo eccolo. Questa è la posa del pargoletto. Proprio il figlio di Anastasia, ragazzi! Il nostro Jacques! Guardate quanto è tenero, ragazzi! È troppo carino. E io ho cercato di riprendere un po' il rosso, l'arancione, che sono i colori un po' di, no? Come era vestito il topino Jacques nel, nel cartone, che è qua. Eh, lo so, la famosa botta di zuccheri dell'altra volta, ragazzi! Che dobbiamo fare? Uh, dunque, che cos'è qua? Asp aspettate un attimo perché. Devo sempre controllare che c'è la tesoro Che ti gira il plumbob come non mai È una smania di pulizia, vai Vai, guarda, agisci, non so cosa dirti Ah, qui abbiamo anche il pupazzetto, vabbè, ciao e patato, fai una cosa, va Tu giochi a forma sim Perché la nonna è momentaneamente occupata Cosa deve fare? Oh, era quello che ti creava un disagio, tesoro Pausa pranzo Genova fa circa mezz'ora di tempo libero in pausa pranzo Allora Come deve trascorrere? Va in palestra Leggi i blog che la fanno consigli sulla carriera Dunque io lei la immagino meno ossessionata di Anastasia Con la carriera Sì, lei ama la musica Però la vive più come una passione Più che come un'ossessione, diciamo, no? Quindi secondo me lei se ne va in palestra Aumento del rendimento fisico piccolo Aumento del rendimento... Aumento il rendimento piccolo due volte. Vabbè, forma fisica 480 che non so cosa significhi, però vabbè, oh che brava cara allora. Dunque, ragazzi, in questo episodio, eh, caro, dovresti proprio dipingere. Io volevo godermi un po' la vita familiare, ragazzi. Eh, prima della tragedia, perché, come sappiamo, a breve Alexander ci lascerà. E io non so se si riprenderanno mai più questi, ve lo dico proprio sinceramente, Ilaria, tesoro, fai una cosa, guarda, fammi un piacere. Oh, vendi tutto. Tua madre sta qui. Che sta per perdersi anche la cosa. Cara, dovresti andare, hai un'audizione. Vai, vai, bella mia, vai. Questa sta qui io l'avevo mandata a letto, giuro, per fare un pisolino. Ma sta più sfatta che altro, ragazzi. Sono giorni che è sfatta la grande. E tu, patato, direi che tra poco molla quel coso perché la nonna deve insegnarti un po' di cosine. Allora, ragazzi, questa è la stanza. Um, ho sistemato qui la, le cose, diciamo, del piccolo Jack. Perché comunque non vivranno qui per sempre. Ho ingrandito il bagno con l'occasione. Lo, qui vorrei mettere un bel tappeto più grande. Vabbè, Poi vediamo, ragazzi, insomma. E quindi insegna già a, a usare il vasino. Perché volevo, insomma, uh, non volevo trasferirli subito, ragazzi. Perché Alexander, purtroppo, come dicevo poco fa, passerà a miglior vita fra non molto. Grazie. E volevo potersi, Eccovelo qua, guardate, guardate. Il caratterino è quello della madre, ragazzi. Stesso adorabile caratterino. Eh? Che gioia è la, eh? Volevo comunque, ecco, che potessero godersi un po'. La nonnitudine, ma se continua così... Patato bello eh, controllo emotivo a picco. Iniziamo bene qua, eh, io non lo so, ragazzi, che vi devo dire, dai retta alla nonna, per favore, il papà è qui che uh, mette nell'inventario e mi vende cortesemente. Allora, no. Dunque, questo l'aveva fatto per il piccolo Jacques. Quindi direi che lo potremmo mettere nella loro stanza. Ragazzi un attimo di vuoto Ok ecco perché io mi perdo proprio Come se non ci fosse un domani mi perdo Allora dunque direi che potremmo metterlo qua Quindi incorniciamo la tela Ecco qui per il piccolo Gli altri invece li possiamo vendere Perché comunque Il nostro Perfetto Crea dipinti fatto al 25% Quindi dipinto classico Vai datti da fare bello mio e quindi sì ragazzi, c'è cioè, chi è sfatto, chi sta facendo l'audizione, chi ha il lavoro, chi si occupa del giardino o almeno fa qualcosa Chi lavora e chi ha un nipotino che ha una peste, perché si vede subito ragazzi che il carattere è quello della madre A cui badare Che è? Non darmi ordini, eccolo lì già può fare tutto quel che vuole non ha bisogno di un adulto che gli dia il permesso quindi senti eh, visto che non penso tu voglia avere guardate proprio lo sguardo fermi tutti perché sta cosa ragazzi ha dell'inquietante oh lo stesso sguardo amorevole di sua madre vedete che gioia eh, quando hai un nipote così e lui ha i capelli rossi come la mamma ma gli occhi neri come il padre Ecco, direi che tu non vuoi avere un figlio che è praticamente una specie di teppista perché... Perché sì? Quindi ti prego, disciplinalo. Guardiamoci il momento, sempre che accada. Per favore, eh, non comportarti male con la nonna. Ecco, già gli hai fatto girare il plumbob, caro. Questo altro che scuse e grazie dovrà insegnargli. La vedo molto dura. Allora vai, riprendi il dipinto. Ci pensiamo noi qua, Tiana. Tesoro, io sai cosa farei al posto tuo? Mi andrei a fare un bel bagno con la schiuma appena ti ripigli. Perché qua è importante. Allora, perché la nostra Tiana oggi, ragazzi, dovrà come dire un po' parlare con il padre. Eccolo qua, vedete? Oh, fermi, audizione superata. Caspita, se sei una sorpresa, Anastasia. Voglio dire, in passato abbiamo avuto attori che hanno superato qualche audizione. È solo che normalmente serve qualcosa di più di una mazzetta al direttore del casting. Continua così, risparmiando sulle mazzette, potremmo addirittura finire l'anno inattivo. Mamma mia, ragazze, ma che è. Ma davvero, non ho parole. Allora. Oh, sabato è lo spot alle 9. Perfetto, sviluppa la tua abilità di recitazione. Sviluppa la tua abilità di carisma. E iniziamo, ragazzi, a essere difficile perché il carisma è sta qua. Quindi è voglia a te a lavorarci. Vieni qui tesoro. E applica il trucco. No, no, applica il trucco, no. Ehm, Vieni a esercitarti. Direi che è il minimo. Il pargoletto qua sta meglio di noi. Quindi cara, ti prego, abbi pazienza, lo so che è difficile, ma insegnale forme a tuo nipote. Dicevo che Tiana dovrà parlare comunque con ehm, suo padre per la questione del locale, ragazzi, del ristorante, perché la nostra comunque vorrebbe, il suo sogno diciamo, aprire un locale in cui il padre si occupa dell'aspetto dell mixologico, diciamo, e lei invece di quello culinario. Del resto è figlia d'arte, diciamo, no? È quella lì. Che, per esempio, col vasino, che bello. Sempre gioie. Perché, comunque, la madre è una critica. Eh, era una critica gastronomica. Anche famosa. La nonna, una cuoca molto conosciuta e rinomata. E quindi, lei, ragazzi, non vuole essere da meno. Cucciola. Magnifica festa al locale notturno, eh? No. Questa capirai quando viene. Non schioda se sa che deve impegnarsi per la prossima audizione. Non ci pensa proprio. Quindi, caro, come va qui? Oh, hai completato la creazione dei dipinti, meno male, va. Guarda, metti nell'inventario direi di vendercelo. Perché. Oh, vai. Che il locale, temo ragazzi, ci costerà. Allora, dunque. Uh, vai in bagno, sì. Fatti una doccetta. Qua come sta andando? Ti stai riprendendo, tesoro? Sì. Vediamo il piccolo teppista. Scusate il rallentamento Ok No, non è ok Ora è ok A questo già pensa ai soldi Papà farà tanti soldi con i suoi dipinti E mi potrà comprare Tante belle cose Sempre se non scoppierà una guerra con mamma Eh certo Sono queste le belle cose, no? Chiedi da bere E sempre se non ci metterà uno zampino l'alieno No tesoro, perché? Perché mai un alieno dovrebbe venire qui a rompere il pelo. Ne ha fin troppi di casini secondo me l'alieno Allora dai Diamoci da fare Diamoci una mossa e cara, avresti proprio bisogno di no, come dire? Uh, promossa al numero di apertura! Che bello, stereo retro! Ok, 595 simoleon. Brava, tesoro! Bravissima. Oh, imbarazzo al lavoro! Che bello, bisogno di divertimento. Vieni qua, guarda. Uh, guarda un canale. Um, guarda Defindazione, dai, perché no? Lei si sta occupando ancora del giardino, ragazzi. Questa vabbè ci avrà da fare tipo per anni. E direi che tu, cara puoi smetterla. Perché potreste, come dire, darvi il cambio. Quindi tu potresti andare a farti un bel bagno con la schiuma perché tuo nipote ti ha stressato a dovere. Mentre tu potresti insegnargli, le forme, vai. Sei il padre, direi che è il caso. Capisco che è un piccolo demone, quindi, come dire, uno vorrebbe evitare, però non si può. Vai. Amore di papà. Che sei uguale e uguale alla tua mamma. Per la mia gioia. Non devo sopportarne uno ma due. Eh, lo so, tesoro. Che vuoi farci? Eh? In... Impari le forme con il tuo papino. Che bello, eh? Riprenditi un po', tesoro, perché guarda. Fra 9 ore devi andare a lezione e devi anche fare i compiti È un periodo ragazzi che Tiana fra divertimento e socialità Proprio Non schifo per non dire altro Allora Vieni guarda goditi un po' di Guarda il canale attuale Perché al pensiero ragazzi che sto poveretto Fra un paio di giorni Dovrà abbandonarci Io mi sento male ve lo, ve lo giuro Mi sento male e Insomma, l'anno è appena iniziato e io non vorrei iniziarlo con lui che, che crepa. Vediamo un po', cercherò di fermarmi almeno uno. E a questo punto chiedo a voi: come dovrebbe morire Alexander, ragazzi? Eh, datemi un parere perché ormai voglio dire, dopo aver per chi mi segue da, da parecchio, ha seguito anche la Vedova Nera Challenge. Siamo abbastanza esperti nel far morire i Sim, purtroppo. Quindi ditemi voi, secondo voi come dovrebbe morire Alexander? È dura, ragazzi, perché mi dispiace troppo per lui. Oh, brava, vai in bagno, tesoro, mentre tua madre, che è qua, ma qua le prendi in braccio, ma fatti gli affari tuoi, tesoro, ora. Non essere una nonna invadente, vieni qua e prepara. Uh, vediamo un po'. Qualcosa. Possa andare bene Ecco un pasticcio di verdure Oh patato come te la stai cavando? Alla grande? Beh dai sei già a livello di pensiero Male non va Eh sì, ragazzi vi giuro mi piange il cuore Mi piange veramente il cuore Però purtroppo um, Le regole della challenge prevedono Questo sacrificio e mi dispiace veramente tanto perché Alexander, ragazzi, è stato un personaggio un po' trascurato sotto certi molti punti di vista. Perché comunque col fatto che non è uno dei. no. Vai, vai con le forme da solo, patato. Col fatto che non è mai stato uno dei, dei protagonisti, perché in questo caso la sfida ovviamente. Eh, le protagoniste ovviamente sono le principesse. Quindi lui, no, ragazzi, ovviamente non è uno dei protagonisti. È sempre stato un po' no, messo da parte. Un po'. Sì, non me lo sono mai filato più di tanto. Quindi, uh, anche dover, dover. assistere alla sua morte. Prematura perché. Cara che è? Scadente? Ella? Ma da quando mi cucini in modo scadente, da quando sei molto a disagio, giustamente, hai ragione pure tu. Vai con la smania di pulizia, va, buttiamo sto schifo. Non ti preoccupare, cara, cuciniamo di nuovo perché non è da te questo, eh. Sei anche molto stanca, quindi è per quello, vero? Dai. Parti in quarta. E nel frattempo speriamo ci sia qualcosa, ragazzi, perché altrimenti la vedo dura. Ecco, va, c'è questo, che è Tre porzioni, vai tu prendi una porzione. Chi è che sta messo peggio a livello di fame, ragazzi? Tesoro, ma che hai? Vai, asciuga lo schifo più totale, ragazzi. Ve l'ho detto, sta casa proprio. Vai, vieni qua. Dai, pulisci anche qua. Questa la vedo particolarmente incavolata, stessa no? Uh, Lucifero Patato! Ma che sgrida, ma come? Ma povero, ma lasciatelo in pace! Allora, basta, caro! Vai a mangiare qualcosa perché almeno i piaceri della vita. Direi che è giusto, te li meriti. Cara, tu, non lo so, fai un pisolino al volo. Tu hai lavorato tutto il giorno, dai, ti sei meritata una porzione. Eh, ragazzi, che dire, eh? è abbastanza sconvolgente la dipartita di Alexander. Mi sconvolge parecchio. Allora, vediamo un po'. No, ancora non puoi, vai a esercitarti un pochino. E quindi sì, volevo trascorrere in realtà questo episodio, ragazzi. Un po'. Eh, che era là pure, vabbè. Eh, un po' così, diciamo, no? Senza grandi pretese. Caro, potresti mettere a dormire tuo figlio? Metterlo a letto, anzi, perché sai com'è. Ha bisogno di. Ecco, leggi per farlo addormentare. Che è successo? Ah, forse non può perché. Effettivamente, ragazzi. Perché lui passa dietro. Quindi, no, non può. Non può metterti a letto. Però puoi andare a dormire da solo, patato. Che non è male come idea, eh. Io do una mano quando posso. Quindi si diceva un episodio un po' così, ragazzi. In realtà. Um, un po' in famiglia. Per stare, fra virgolette, sereni. Senti, bello. Lascia, lascia. Alexander, molla. Veramente apprezzo. Grazie, ma non è il caso. Allora, dovresti parlare con tua figlia. Quindi, caro, siediti un secondo. Perché tu, nel frattempo, dovevi andare a farti un riposino, ma te ne sei proprio fregata. Di quello che dico, perciò mm, fa un po' come te pare. Eh, Tiana tesoro, svegliati. Lei è molto tesa, molto tesa, ragazzi. Perché insomma sa che tra poco tutto sarà sulle sue spalle. Vedete la faccia? Oh mio dio, tra poco tocca a me, eh, lo so tesoro. Ma vedi il lato positivo, tua madre potrà finalmente riposarsi. Cioè, quella poveraccia, ragazzi, non ha un attimo di tregua. Da, da una vita praticamente, da sempre no, è, Non lo so, cioè, voglio dire Cioè, non è l'ha una a da sfacchinare Ragazzi, praticamente da subito Eh, perché, perché sì Quindi è una cosa veramente triste Allora, dunque Lui è qui, e secondo me um, Un po' cerca di, no? Ma quale condividi i consigli di pesca, tesoro? Ma sai che gliene frega questa qua? Di tante cose che dovrà fare eh. discuti dell'umore stressato Ecco no. Amore di papà, ti vedo particolarmente tesa. Papà, ti rendi conto che fra poco tutto sarà nelle mie mani? È difficile da sostenere, capisci? Ma certo, però vedi il lato positivo. Potremo finalmente mangiare del sano cibo spazzatura. Eh, che con tua madre non è mai possibile. Capito? Inoltre, guarda, non è vero che la vita non è come un videogioco. A volte può esserlo. Capisci? Dopotutto siamo simmini. Eh, certo, mi pare ovvio. Oh. Inoltre guarda, non troverai mai marito se sei tesa e ti verranno le rughe, capisci? Eh? Vedi il lato positivo, potresti cadere su una buccia di banana e dimenticare chi sei, non trovare mai marito, eh? Quindi doverti occupare del, di me vecchio da portare al bagno per sempre? Mazza caro, con, veramente la stai proprio tranquillizzando. No, non è questo il... Um, uh, insomma, l'obiettivo della chiacchierata, ecco. Perché la nostra vuole un attimino. parlare. fare una conversazione profonda, secondo me. Perché vuole un attimino parlare. di questo sogno, no? Inoltre, il futuro si sa, è un mistero, tesoro. Quindi. beh, sì, papà, in effetti hai ragione. <ride> Però vedi, sono un po' preoccupata. perché. io, prima della tua morte, mazza cara, gliela stai proprio tirando. Vorrei come dire. Aprire quel locale... Ne avevamo parlato tanto, ricordi? Eh? E vorrei tanto che tu... Come insieme a me lo gestissi, insomma, ma certo tesoro. Papà ha ancora tanto tempo davanti, no, non è vero. Non è vero Alexander, ti rimane un giorno di vita. Eh, lo so, è brutto, ma è vero. Quindi non hai tanto tempo, vabbè. Eh, papà ha tanto tempo. Terminerà la sua carriera da mixologo e poi... Eh? Si unirà a te nell'impresa del ristorante. È una bella giornata di sole, giusto? Tesoro, guarda. Secondo me dovresti prendere il diario e darti una calmata, eh? Ma no, no. Rivivi i ricordi? No, rivivi i ricordi. Via, basta così. Perciò scrivi nel diario, datti una calmata, tesoro. Oh, no. Ella, cara. Non ti sei ripresa neanche per scherzo. Però, per favore, vieni qua e servi la colazione. Già la colazione. Oh, mio dio, ragazzi. Uh, vai, delle omelette andranno benissimo. Notate che in questa casa non ha dormito praticamente nessuno. Saranno zombie praticamente, ragazzi, questi. Altro che... Alexander caro, vai a riposarti. Dormi. Questa pure, ragazzi, boh, vabbè. Tu pure, niente. Sei rimasta qui nel bagno, ti ho lasciata lì. Per ore ed ore. Oh, mamma santa, ragazzi. Guarda il camera attuale, questo si scompiscia e non si scompiscia allo stesso tempo. Cara, ti stai veramente iperstressando, ma ce l'hai quasi fatta, vedi il lato positivo. Tiana, tesoro, tu che ti devo dire? Sì, è un disastro questa vita, eh, me ne rendo conto. Mentre tu, caro, vai a dormire, dammi repta, fatela, non fatela, un riposino, perché è proprio il caso, è arrivato il momento. È diventata molto brava, ragazzi, eh? Ella, tesoro, io non dormirei qua davanti Perché, insomma, c'è chi deve... Nutrirsi, sai, con questo pasto La vedo anche molto male Perché una volta che Ella smetterà di dover cucinare Soltanto lei Oh mio Dio, no! Manca poco alla scomparsa di Cenerentola Tra il massimo da questi ultimi giorni Ma no, li perderanno entrambi con una botta No, ragazzi, non ce la faccio Ella Non puoi, devi... Devi vivere qualche giorno in serenità almeno, ti prego. Cioè ragazzi, non si merita di, anche, la, anche la dipartita. Ha faticato tutta la vita, poveraccia. E poi alla fine non le rimane veramente niente. Vabbè. Che tristezza ragazzi, che tristezza. Tesoro, guarda, fai i compiti e non se ne parla neanche per finta. Quindi vieni qua. Guarda un canale comico, almeno ti ripigli. Qua ragazzi, non lo so, per loro è sempre tutto molto a disagio. Lo schifo regna sovrano, basta così Questa poveraccia deve anche dormire Vieni qua e prenditi una porzione Ella tesoro dove stai andando? No no no, siediti qua cara Senti fai una cosa tu Prenditi una porzione Dai 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 dai, devi muoverti però eh Vai a prendere la porzione, per favore, e poi ti guardi il canale comico, ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. Oh, parla un po' con tua figlia, va? Che male non ti fa? Parla dei suoi sogni. Dei tuoi e dei suoi, ovviamente. Sai, tesoro. La mamma sogna che la polizia non barchi mai quella soglia. Vabbè, vorrei vedere, tesoro. Non penso sia solo il sogno tuo, ma un po' di tutti. Mamma, ma che sogni hai, un po' strani, eh? Lo dici? Con la follia che regna in questa casa non lo so mica se è tanto strano Effettivamente ragazzi non ha tutti i torti Allora Stai guardando la tv tesoro Sei la depressione fatta persona praticamente Allora dobbiamo cercare assolutamente Ecco manca proprio il compleanno di Tiana Di ottenere il livello 10 a scuola Perché Tiana ragazzi che è così precisa Anche se non ha fatto i compiti a casa noi ci proviamo Figuriamoci ragazzi se non aspira comunque a quello. Basta, basta, lascia fare. Fidati, vai a dormire, dormi. Devi andare al lavoro tanto o no? Tra dieci ore, voglio a te, buonanotte. Anche tu tesoro sei svenuta, vieni qua a dormire. Ci penso io qua, non preoccuparti. Oh. Rintorni disgustosi, che bello, mi fa veramente piacere, ragazzi, vedere sempre quello schifo. Patato, svegliati, perché altrimenti la vedo molto, molto male, ma molto, molto, ragazzi. Ok, vieni a prenderti una porzione, su, e poi vieni a guardare. Dai, guarda il canale, che male non ti fa. Oh, sai, va a lavorare fra un'ora. Sai, caro come va? Qua tutto a posto, puoi dormire ancora un po'. Il patatoso invece di sbroccare, magari prende un piatto. E si nutre per fare: insomma, per darmi una gioia. Ti prego, patato. Ehm, per favore, siediti davanti alla TV, dai. Così anche l'immaginazione. Oh, perfetto. Sai, caro, tra un po' ti devi svegliare, eh? Vai tesoro, vai. Il livello 10 a scuola ti attende, perciò impegnati, mi raccomando, e torna vittoriosa. Perfetto, ce la faremo ragazzi, non lo so. Vediamo, speriamo di sì. Perché insomma, io spero veramente di sì, anche se non ha fatto i compiti. Dunque, oh, chi si sveglia con i bisogni che fanno schifo? Lei, ovviamente, ragazzi. Mangia qualcosa, tesoro, mentre tu, caro, devi andare al lavoro. Tuo figlio vive qua e direi che non è più il caso di farlo vivere qua. Anzi, direi che è il caso, cara, di portarlo, di insegnargli a usare il vasino, perché sai com'è? Temo che tra poco... Ci sarà il crollo della vescica, vai! Sai, si trova al lavoro perfetto, ragazzi. Vediamo se con mammina. È simpatico. Come lo è con la nonna. No, vedete? Due anime affini si capiscono, e quindi. Essendo molto simili, che è qua? No, patato. Sveglia Genovè. Ma no! Ma te pure? Perché non l'hai portato al vasino? Ragazzi, una tragedia sta famiglia, come al solito. Ti sei incantata a guardare un servizio perché speravi parlassero di te, eh? Certo. Ormai è fatta, basta. Hai fatto il danno, io non lo so, ma boh vabbè ragazzi lasciamo stare. È un disastro sta donna, un disastro. E metti giù sì. Ormai se l'è fatta addosso. Ah, ragazzi miei. Guarda un altro po' di tv, va. Così poi dopo continui a riposarti che... Come se la sta accavando Tiana, ragazzi? Dai, manca veramente pochissimo. Io mi auguro riuscirà, perché se lo merita, dopo tanti sacrifici, questa piccola vittoria se la merita. Basta, tu sei furente, plumbo girato come al solito, vai a dormire. Ragazzi, è una meraviglia, perché in questa casa... È praticamente quasi una chimera trovare qualcuno che non abbia il plumbo girato, ve lo dico proprio sinceramente. Vieni a guardare un po' di... Ecco. Di tv, cara, almeno ti ripigli. E nel senso, sono io pari, veri se è festa di compleanno, ma... Ma chi ti conosce? Cioè io veramente non ti conosco, ma chi sei? Cioè non... La conosco pure, ragazzi, ora che l'ho vista, ma... Insomma, c'è cioè, conoscendo Anastasia che è no? Oh, sviluppa la tua abilità di recitazione. Quindi, vai, perché tesoro, eh, divertiti un po'. fatti in pisolo e poi ripigliati perché. Oh, caro, ti prego, non andiamocene in modo vergognoso. Non abbandoniamo questa challenge in modo discutibile. Diciamo, ti prego, cara sbrigati a aumentare sto coso perché. Altrimenti la vedo comple complessa la situazione Allora vai, mamma mia che schifo Fai la doccia Tu tesoro come te la stai cavando qua? Direi che è arrivato il momento di alzarsi, su È mezzogiorno, non è da te dormire così tanto Capisco che il tristo è dietro l'angolo Ma non è il caso di uziare. Allora dunque Vai qua, fatti una doccia tesoro tu uh, capisco che sei energica ma non è il caso di come dire superare i limiti dormi va si sa che le star ragazzi non hanno orari e dormono anche a orari improponibili ovvio no oh che bello lo schifo qua c'è lo schifo perché secondo lei ragazzi c'è lo schifo ambiente sporco tanto per cambiare quindi smania di pulizia Sta donna, ragazzi, non fa altro nella vita. Pulisce, pulisce e pulisce. Tu vieni qua. Eh, potresti fare un pasto veloce tipo dei cracker. Dai, tieniti leggero. Ma vai al lavoro oggi. No, fra due giorni. Ora il livello 8 di Carisma. Ragazzi, cioè non ce la farà ovviamente a completare il suo lavoro. È un peccato perché era a livello 9, ragazzi. Mi dispiace tantissimo. E a questo punto proveremo a mandarlo a pescare, ragazzi. Perché almeno una gioia gliela vogliamo regalare a sto poraccio. Eh? Una. Non dico tante. Una. Oh. Non è in vena di, di chiacchiere, secondo me. Perché. Pesca con l'esca. Um, ciclide, vai. Tesoro, va meglio. Tutto pulito. No, non è vero, non è tutto pulito, quindi asciuga sto coso, ragazzi, sta casa. È quasi sempre pietosa. Allora, sostituisci l'acqua. Guarda, vieni qui. Non capisco perché ti sei vestita così, col caldo che fa. C'è un'ondata di caldo. Poi lei questa ma asciuga anche le pozze qua, ragazzi, mamma mia. Il tratto ordinato è bello certe volte, ma. Sotto certi aspetti, per altri un po' meno. Allora, tesoro. Mh, oh, brava, hai capito che? Non è il caso di prendere fuoco. Allora, dunque, Fa il bucato, lava la tinozza. Ma tu stai lavorando sodo, sì. Tu tesoro, ti prego, dammi una gioia. Niente, ragazzi. In teoria... Poi questo è proprio l'ultimo giorno. Eh, temo, non concluderà, ragazzi, Con il livello 10. Però, vabbè, pazienza. Pazienza, ha fatto tutto quello che doveva fare. Eh, sì. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Peccato perché era vicinissima. Solo che è veramente sempre distrutta, sta poraccia. Quindi. Oh, tesoro! Alexander ce la farà, ragazzi, a prendere qualche pesce. Prima di abbandonare questo mondo. Chi lo sa, guardatelo nella sua divisa da pescatore. Che meraviglia! E soprattutto quando ci abbandonerà anche Ella, ragazzi. Io non posso pensarci. Non posso veramente pensarci! Mi fa star male solo l'idea. Comunque, ragazzi, io direi che con la nostra Ella intenta fare il bucato. E noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Eh, manca poco, ragazzi! Perché quando saremo ufficialmente a meno uno. Dovrò eh, far morire. Purtroppo, Alexander. Queste sono le regole della challenge. Sicuramente il poveraccio non riuscirà a pescare 7 pesci eh, da qui praticamente al giorno dopo. Perché temo proprio di no. E quindi non riuscirà né a completare l'aspirazione né a completare, diciamo, comunque a raggiungere il vertice del della carriera. Purtroppo, ragazzi. Alla doccia e tu sfrutta l'ultimo giorno che hai di riposo. Vai, dovresti averlo un giorno perfetto. Basta così. Vai, vai, oh. Uh... E fate un pisolino Ragazzi se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al mio canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video trovate Tutti i vari modi per contattarmi La programmazione del canale, le playlist Ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente la pena. Sono bravi, simpatici, molto talentuosi, quindi veramente andate e iscrivetevi. Vi ricordo eh, anche di attivare le, le campanelline perché solo in questo modo vi arriverà la notifica quando qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale, quindi mi raccomando. Detto questo ragazzi, che dire? Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi ricordo di dirmi come, secondo voi, dovrà abbandonarci il nostro Alexander Quindi fatemi sapere in che modo, secondo voi, dovrebbe perire Cosa molto triste, ma sì, ragazzi, fatemi sapere Vi rimando al prossimo episodio sul Sul Simmers E non...